Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono TonyGamer17. Allora ragazzi, come ottenere tante piastre d'acciaio? Non ci vuole niente, guardate questo video! Ok ragazzi, innanzitutto, molti si chiedono come faccio ad ottenere tante piastre d'acciaio? Ma è facile, dai, non è un problema. Allora, ogni volta che entro in questo gioco c'è sempre quell'offerta da 2,50€. Lo so che voi non volete spendere soldi per un gioco, sì, vabbè, ma se siete dei veri malati, pazzi, proprio pazzi, dei veri fanatici per L2E, io vi consiglio di prendere un'offerta, un credito che vi dà sempre Play Store, quindi invece di pagare quel pacchetto di 3,50€, lo pagate, poi ne so, 1,89€. Io ho speso 89 centesimi per ottenere 17 cose. Guardate un po'. Dov'è? Allora, dov'è? Dove sono? Allora, innanzitutto, che cosa mi hanno dato? Benzina. 9999999999. Poi piastra d'acciaio, 383 piastre d'acciaio, quindi per il VTT sto una favola. Pezzi di motore, quindi non solo vi danno cose per il VTT ma anche per il chopper. Poi abbiamo rottami, piastra di ferro, piastra di alluminio, blocco di pietra. Quindi tornando a noi, io ve lo consiglio, spendete i vostri soldoni, tanto 90 centesimi a differenza, dove sta? A dove sta? Ah, ecco, 100 euro, cioè guardate, 380, 185, 180, 120, 90, queste cose le ho pagate 89 centesimi, per favore. Cioè, chi è così malato, pazzo, idiota da buttare 100 euro su questo gioco? Buttate 90 centesimi. Questo era il primo consiglio che vi ho dato, ok? Ora passiamo al secondo. Il secondo è quello del duro lavoro, signori, del duro lavoro. Consiste nel riciclare le cose. Ad esempio, ecco qua, come potete vedere, questa è una barra d'acciaio. Wow, sì, è una barra d'acciaio. Cosa ho fatto per ottenere questa barra d'acciaio? Beh, ho aggiunto dove una ruota, non quella del chopper ma quello del veicolo. Sì, la ruota del veicolo. Allora, quindi riciclate queste cose. Poi riciclate anche le pile, perché vi serviranno per farle qui nella fornace perfezionata. Maledizione. Ecco la barra di rame. Quindi questi sono i miei due consigli preziosi che vi do. Poi per il terzo, ci sarebbe il terzo consiglio: bisogna andare alla fattoria oppure alla stazione di polizia oppure anche nelle zone rosse, anche nel bunker bravo. Quindi, grazie a tutti per questa visione. Mamma mia, quanto odio 200 piastre da inserire qui dentro. Per favore, io non... Lo so. Devo buttare 200 piastre. Grazie, VTT. Sono molto contento. Quindi, grazie a tutti per questa visione. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!